Io non posso credere a quello che ho visto. Non posso credere a tutto quello che ho visto stasera. Stasera, ragazzi, Milan Salernitana ci ha dato delle certezze, soprattutto, ma delle cose incredibili, secondo me, sia dal punto di vista del risultato, perché siamo al minuto 86 e sono 1-1, per cui una partita direi assolutamente tutta ancora da vivere, ma un Milan Salernitana che penso che i complimenti solo a una Salernitana che finora sta mettendo in difficoltà un Milan che non mi era per niente dispiaciuto, specialmente nel primo tempo. Poi la Salernitana trova il gol con Ndiaye e pareggia la partita, ma io non ci posso credere ad alcuni giocatori del Milan che stasera hanno fatto la partita. Ragazzi, Mike Maignan è un portiere decisivo. Mike Maignan porta punti. Il Milan ha un top player. Ha anche più top player, ma secondo me il top player di questo Milan è Mike Maignan, ragazzi. Che fa oggi fa qualcosa di straordinario nel primo tempo su Dia, sulla ripartenza di Dia, fa qualcosa di straordinario. E poi un Milan che comunque persevera, che comunque gioca, che comunque ci sta e alla fine ci pensa. Attenzione, clamoroso. No, non ci posso credere. Salvataggio della Salernitana sulla linea. Non è vero. Sta succedendo di tutto. Comunque, continuando a parlare, il Milan segna con Giroud, che come al solito si dimostra uno dei calciatori ancora oggi, nonostante l'età, più importanti di questa Serie A. Perché Giroud fa gol, Giroud è decisivo, Giroud nei momenti importanti esce fuori. Bravo Theo. Bravissimo Ismael Benasser, che oggi secondo me è tra i migliori in campo, fa una grandissima partita. Leao continua a ripetere che a parte qualche strappo, a parte qualche bella giocata da fuori classe che è, arriva lì, ma poi non si rende mai decisivo per la squadra in questo momento e non è il giocatore che siamo abituati a vedere, perché comunque così va detto. Rafael Leão, ragazzi, secondo me, io continuo a dire che ha un problema specialmente di leadership, di rimanere in partita. Si prende troppe pause in campo e a me è un giocatore che in questo momento non fa impazzire sotto l'aspetto caratteriale. Io lo vorrei più determinato, a mio parere personale, poi, Però guardate la differenza tra Leão e Giroud, ragazzi. Un giocatore che si sta rendendo utile nonostante l'età. E nei momenti difficili, perché il Milan veniva da sconfitte tante, Giroud la gira di testa con un gran gol contro il Torino, ragazzi. E il Milan vince contro il Torino, torna a vincere quella partita lì. Ragazzi, Giroud è un giocatore che si prende più la squadra sulle spalle e riesce più, secondo me, a essere decisivo in questo club. Mentre invece a centrocampo io faccio i complimenti a Ismael Benasser, perché secondo me oggi fa l'assist a Giroud, ma poi gioca in una maniera incredibile, secondo me. Salta chiunque, va vicino al gol. Oggi partitone di Ismael Benasser, secondo me partitone. E poi le polemiche che come al solito ci sono nelle partite di calcio. Al Milan non viene concesso un rigore dubbio e viene concesso un rigore ma poi tolto al VAR. Per cui molti episodi, fatemi sapere nei commenti comunque come cosa ne pensate, diciamo, di questi episodi che sono stati, perché non sempre tutti possiamo essere d'accordo su alcuni episodi, specialmente in questo caso. Devo dire che però per il resto una Salernitana tenace, una Salernitana che è stata sempre lì, una Salernitana che ha iniziato a giocare nel secondo tempo, anche nel primo tempo, ma nel secondo tempo ha ripreso senza problemi a giocare e secondo me ha meritato il gol. Sul gol, devo dire, una difesa del Milan un pochino discutibile, un pochino aperta, perché comunque Kalulu era lì, ma Tomori era totalmente da un'altra parte. Ciao, che comunque non va a chiudere lì. Diciamo che di errori ce ne sono parecchi, secondo me, nel gol della Salernitana. Che però alla fine Dia, proprio come ragazzo singolarmente, secondo me ha meritato, perché nel primo tempo Maignan gli toglie un gol con la sua solita freddezza. Mike Maignan, continua a ripetere, secondo me il portiere più forte in Serie A. Mike Maignan, ovviamente vabbè, ha avuto l'infortunio e tutto, però secondo me di base è il migliore in Serie A e un portiere che ti dà punti e ti salva le partite.
Per il resto, ragazzi, non ci sono altre cose da dire. È entrato De Ketelaere, è entrato Ibra, è entrato Righi. Intanto Righi, perché dribbla? Ibra! Ibra col destro! Paratona! Sta succedendo l'impossibile. Sta succedendo l'impossibile a San Siro. Intanto ripartenza della Salernitana. Succede di tutto. Succede di tutto. Allora, continuando a parlare della partita, questo Milan continua a ripetere che ha dei punti forti di base. Ha Theo, che è un grande esterno. Ha Leao, che è un gran giocatore, ma ripeto, deve cambiare. Leao è ora che secondo me andrà via dal Milan. Innanzitutto parto con questa premessa. E secondo me da una parte c'è anche da dire che è giusto, perché questo giocatore deve crescere. Perché questo giocatore ha delle qualità importanti, ma deve integrarle anche con una certa mentalità di gioco, con una certa voglia di stare alla partita, con una certa, diciamo, grinta in più, secondo me, che ci dovrebbe mettere. Questa è un'impressione mia. Dopo tanti mi potranno criticare, io su Leao è un po' che lo dico ed è questo il mio pensiero. Vedo un grande Theo Hernandez, vedo un grande attaccante qual è Giroud, vedo due centrocampisti veramente bravi come Tonali e Bennacer, vedo una difesa che a volte fa fatica, che però in costruzione, vedo alla fine una squadra che riesce comunque anche a trovare buoni giocatori, perché alla fine Chau è un buon giocatore, secondo me, che può crescere molto, può migliorare molto, può maturare. Non è ancora un fenomeno, come tutti hanno descritto, un buonissimo giocatore che piano piano diventerà sempre ancora più forte. E poi ovviamente deve sbocciare ancora Schalke e Delar, che ancora non l'abbiamo visto, purtroppo non abbiamo ancora visto Schalke e Delar. Secondo me è un giocatore che può dare molto di più a questo Milan, può essere molto 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 più incisivo e Pioli lo sta tenendo giustamente in panchina. Questo Milan, ragazzi, ha una squadra forte. La rosa, posso dire che qualche tassello andrebbe aggiunto, secondo me, a una rosa che di base, una squadra che ha vinto lo scudetto, ci si aspetta sempre che sia una rosa più lunga, però è una squadra che può assolutamente competere quest'anno per i primi quattro posti, che secondo me raggiungerà anche con una certa facilità a fine anno, perché sì, se ridanno i punti alla Juve, poi te la vai a giocare, però io le romane, ragazzi, continuo a pensare che non abbiano una mentalità da Champions League, nella Roma e nella Lazio, perché io continuo a pensare che c'è il Napoli che andrà in Champions League, la Juve che secondo me a questo punto gli ridaranno i punti e secondo me alla fine andrà in Champions League, e poi ci sono Milan e Inter, Roma e Lazio ovviamente, però Milan e Inter io le vedo più mentalizzate, ragazzi. Poi ci saranno degli scontri diretti importantissimi domenica, Roma-Lazio c'è e c'è Inter-Juve. Per farvi capire l'importanza generale di tutto quanto, perché la Juve deve vincere, perché comunque ci deve credere alla Champions League, deve credere a tutto e secondo me lo farà, cioè nel senso crede ancora a questo obiettivo e secondo me fa bene a crederci. Roma-Lazio, ragazzi, rappresenta un vero scontro, perché secondo me se la Lazio porta a casa la vittoria, allora per la Roma si fa no complicata di più. Già è complicata di suo per la Roma, figuratevi con una vittoria alla Lazio, mentre invece io continuo a vederle troppo troppo discontinue. Questo Milan che secondo me verrà agevolato sì dai risultati, però anche dalla lentezza di queste squadre che stanno dietro. A me, ragazzi, tante volte sembra di vedere una corsa a chi non vuole arrivare in Champions League più che a chi vuole arrivare. Ragazzi, si perdono dei punti imbarazzanti, si perdono. Intanto Mega Rissone, Theo Hernandez, Rissone in tavole, si menano, si spingono, pure Pioli in mezzo alla rissa. Clamoroso, clamoroso, ragazzi, minuto 95. La partita tra un minuto dovrebbe finire, ma sicuramente verrà allungata e queste sono ulteriori perdite di tempo per i calciatori del Milan che non fanno bene al risultato che al momento è sicuramente deludente, perché il Milan fallirebbe a questo punto, fallirebbe il sorpasso, cioè l'agganciare l'Inter, perché l'Inter ha perso clamorosamente con lo Spezia, più 3 il Milan vincendo avrebbe agganciato l'Inter, che però a questo punto sembra ancora seconda in classifica. Cioè, ragazzi, ma se voi ci pensate, Lazio che fallisce il sorpasso, Roma che fallisce l'aggancio al secondo posto, Milan che sta
sembra per fallire anche lì l'aggancio. Ragazzi, veramente sembra una corsa a chi a questa Champions non vuole arrivare. Ecco, è questa la cosa grave, che sembra veramente una corsa a chi non ci vuole arrivare in Champions League. Perché tutte le vedo troppo lente, troppi errori, troppi sbagli con le piccole. Adesso vedremo, c'è un calciatore del Milan a terra, non so quando questa partita finirà e come finirà soprattutto. C'è Theo Hernandez a terra, la partita deve riprendere. Un Milan che nel complesso, secondo me alla fine, meritava sicuramente di più il Milan, perché comunque giocava in casa anche per la partita generale fatta. Però questa Salernitana, di cui si parla secondo me troppo poco, dimostra che è una squadra ostica, che è una squadra difficile da affrontare e che è una squadra che secondo me merita la salvezza e alla quale servono punti per comunque salvarsi in modo tranquillo. E secondo me penso che sia giusto così anche che si salvino. Intanto Ibra di testa, palla scodellata in mezzo, Theo Hernandez rimane lì. Palla sulle mani di Ochoa che si butta per terra e la partita in teoria sembra finita. Questa partita tra Milan e Salernitana. Penso che a questo punto non ci sia più niente da fare per i rossoneri. Vediamo se l'arbitro fischia la fine. Ancora niente. Fischietto in bocca da quello che ho capito. No, fallo, punizione del Milan, si gioca ancora, punizione per il Milan, rimessa laterale. Non ci sto capendo più niente, ragazzi. Solo che questa partita, la Salernitana che sta per strappare un punto fondamentale a Milano. Fondamentale a Milano, sta per strappare un punto fondamentale. E Dia recupera anche palla. Tonali ora prova a combattere in mezzo a tutti quanti. Non lo ferma più nessuno, Sandrino Tonali. Punizione per il Milan, questo non fischia più la fine, ragazzi. Questo non fischia più. 12 minuti di post partita, questo non fischia più. E intanto delusione nella panchina del Milan, che penso sia normale che comunque non ci siano presupposti per essere felici, perché stasera ci si aspettava una vittoria. Intanto di testa la palla è rimasta lì, la Salernitana porta palla fuori e penso si possa oramai. Attenzione, ripartenza della Salernitana, clamoroso. Piontek apre, sbaglia tutto Piontek. Ma la partita si gioca ancora, la partita si gioca ancora. Magnan avanti, rinvio lungo, l'arbitro non fischia. Tiao. E penso che la partita sia finita, colpi di testa, sì, spallate. E comunque penso che, guardate ancora Maignan, ragazzi, Maignan è un portiere sontuoso. Maignan è un portiere clamoroso. Quello che stasera ha fatto Maignan è qualcosa di clamoroso e finisce così. Il Milan pareggia e stecca e non riesce ad arrivare ai punti dell'Inter. Delusione rossonera, delusione dei tifosi. Finisce così. Milan-Salernitana 1-1, fatemi sapere nei commenti, iscrivetevi al canale e lasciate like al video. Ciao ragazzi!